tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Alla fine è solo pareggio, Chelsea 1, Leicester 1. Il gol di Didi in testa nel secondo tempo rovina la festa del ritorno di Frank Lampard a Stamford Bridge. Niente da fare neanche al terzo appuntamento ufficiale dopo la sconfitta 4-0 all'esordio in Premier nella panchina dei Blues per Lampard la settimana scorsa nel big match contro il Manchester United, la sconfitta in settimana a Istanbul per quanto riguarda la Supercoppa Europea contro i Reds, solamente però i calci di rigore, mostrando comunque sia all'esordio contro lo United sia in Supercoppa Europea un buon gioco, belle occasioni e anche comunque un calcio moderno, tante belle occasioni, un bel gioco palla a terra, ma niente da fare anche quest'oggi a Stamford Bridge è solamente pareggio. È un risultato bugiardo per quello che si è visto nell'arco, soprattutto dei primi 45 minuti, ma però ragazzi nel finale il Leicester poteva anche portare a casa i tre punti, ha avuto tantissime occasioni, soprattutto con il numero 10 Maddison e soprattutto con il bomber di fiducia Jimmy Vardy. Vardy pericolosissimo nella ripresa, soprattutto su un'occasione in cui la palla è andata diciamo al lato di pochissimo a Kepa e battuto. Sicuramente una delle buone foxes nei secondi 45 minuti rispetto all'inizio drammatico per la squadra di Brendan Rodgers, che va subito sotto grazie al baby fenomeno Mason Mount, l'uomo di fiducia, mi verrebbe da dire ragazzino di fiducia di Frank Lampard, colui che l'ha portato a giocarsi la finale playoff lo scorso anno in Championship con il Derby County, colui che Lampard si è portato al Chelsea in questa prima esperienza in un team così importante come i Blues. Mason Mount, partito titolare contro lo United, particolare anche oggi con alle spalle ovviamente anche del colpo estivo invernale, giudicatelo come volete, e Pulisic, parte titolare Pulisic per la prima volta in Premier dopo comunque la Supercoppa Europea, ed è proprio da un'azione di Pulisic a farsi notare Mason Mount, grande la parata in due tempi di Schmeichel dopo appena due minuti, e poi dopo l'errore di Ndidi clamoroso per quanto riguarda quella palla persa, non sbaglia Mason Mount al settimo minuto, il Chelsea è già in vantaggio grazie alla perla del baby fenomeno classe 99 Mason Mount. È un Chelsea che domina, che avrebbe anche la palla del 2-0 al minuto numero 21, sempre con Mason Mount, questa volta di testa, il colpo di testa dell'ex Derby County è centrale e Schmeichel riesce a parare, grande occasione anche per Kanté a fine primo tempo, dove però un incredibile Fuchs riesce a evitare il colpo del definitivo KO. È un Chelsea che domina, è un Leicester che però negli ultimi 15 minuti viene fuori e crea delle timide occasioni. La ripresa però è un Leicester completamente diverso, con un certo Tielemans. Io amo quel giocatore, lo amo veramente, perché è un giocatore che gioca con una velocità, con una dinamicità veramente clamorosa. Ex Monaco, mi è sempre piaciuto Tielemans, è il giocatore comunque che fa ripartire il Leicester, e nel secondo tempo, grazie anche alle proprie accelerate del giocatore del talento belga, il Leicester ha un gioco completamente diverso e riesce anche a pareggiare la partita al minuto numero 67 grazie proprio a colui che aveva commesso l'errore dell'1-0 Ndidi. Di testa è perfetto il colpo di testa del centrocampista nigeriano che batte Kepa per l'1-1 che pareggia il match al minuto numero 67, e poi è un forcing, è un dominio Leicester, dominio Foxes a Stamford Bridge, perché prima Maddison spreca un'occasione clamorosa e poi Vardy spreca anche lui con un destro che va fuori di pochissimo, e poi al 94esimo deve uscire fino a quasi metà campo Kepa per salvare il Leicester. Buon primo tempo per salvare il Chelsea, buon primo tempo, ma nel secondo tempo il Chelsea è scomparso e questo sicuramente non è un buon indizio. È entrato nella ripresa Abraham, colui che ha vissuto una settimana veramente molto molto difficile, dalla palo che poteva farlo esordire con gol a Stamford Bridge, all'errore dal dischetto che ha dato al Liverpool la Supercoppa Europea. Nel terzo match è solo pareggio, il Chelsea è ancora una volta rimandato. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale, seguitemi anche su Facebook e Instagram, noi ci vediamo in un prossimo video.